validità estrema, però manca l'anima. La medicina naturale ha altrettanto una validità estrema, ma a volte manca di scientificità. L'anno scorso mi arriva una telefonata, sono rimasto sbalordito. Io ho insegnato in Svizzera per un'università americana, la mia materia, medicina olistica, però mai avrei immaginato di ricevere una richiesta dall'università italiana. Quindi a breve, nell'anno accademico 2014-2015, sarò docente di questo master universitario per medici, biologi, psicologi, farmacisti, degli argomenti di cui vi parlerò questa sera. Ed è incredibile, in Italia, in Italia. Merita un applauso. Merita un applauso. Bene. Allora, medicina e anima è un titolo volutamente provocatorio, volutamente, non l'ho scelto a caso. È un metodo molto facile, l'ho insegnato a bambini. È un metodo che non è specifico per una persona ammalata, ma è per ogni essere umano, perché è un tuo diritto di nascita avere uno stato di benessere psicofisico, emotivo, emozionale, energetico, quantico, spirituale. È un tuo diritto di nascita. E se cercano di portartelo via, è bene che tiri fuori le unghie e trovi qualcuno che ti accompagni in questo viaggio. Medicina e anima è un viaggio, alla ricerca delle tue capacità energetiche, che fra un attimo vi dico che sono dimostrate scientificamente, grazie alla fisica quantistica e alle neuroscienze stiamo dimostrando tutto, tutto, anche i chakra, anche i punti di agopuntura, i corpi sottili, tutto, tutto. Quindi non è filosofia, è medicina, ma è una medicina con l'anima. Quindi è un qualche cosa che sa parlare alla tua psiche. In greco psiche uguale anima. Parlando con Manuela a cena, mi ha ricordato che i medici fanno il giuramento di Ippocrate, che prevede due cose. La prima è primum non nocere, quindi per prima cosa non recare danno al paziente, non avvelenare il paziente, non creare danno. La seconda cosa che diceva Ippocrate, che poi Ippocrate diceva le stesse cose che diceva la medicina taoista, la medicina tibetana, la medicina ayurvedica indiana, l'egizia, dicevano le stesse cose. La seconda cosa era: tu medico cura il corpo e la psiche del paziente, psiche intesa come anima. Quindi in teoria ogni medico dovrebbe mettere in atto questo tipo di medicina, in quanto il giuramento ippocratico lo fa ogni medico quando prende la laurea. Medicina e anima è un metodo. È un metodo che permette alla persona di trovare le risorse, le capacità dentro di sé, e vi assicuro che ne abbiamo infinite. Basti pensare che quando siamo in uno stato normale di coscienza, molto appannata, dicono i neuroscienziati, stiamo tutti dormendo, grazie al fatto che i nostri due emisferi non sono tanto collegati, sono poco collegati purtroppo. Cosa dicono i neuroscienziati? Bene, quando tu vuoi riconoscere un oggetto, un bicchiere, un fiore, il sorriso del tuo bimbo, recluti, quindi utilizzi 1000 neuroni nel tempo di 500 millisecondi. Allora il cervello opera questa operazione: riconosco che ho una bottiglia, un bicchiere davanti a me, 1000 neuroni vengono reclutati, utilizzati, e il tempo è mezzo secondo di tempo per riconoscerlo. Questo è nella normale situazione di nevrosi. Freud diceva che noi siamo nella psicopatologia della vita quotidiana, non nella psicologia della vita quotidiana, e non aveva tutti i torti. Ok, cosa dicono i neuroscienziati? Se tu cominci a meditare, se entri nella natura e fai entrare la natura dentro di te, se fai delle visualizzazioni, se preghi con il cuore, se ti rilassi profondamente, tenetevi duri,
Quindi usando tutte e due gli emisferi reclutiamo 20.000 neuroni nel tempo di 13 millisecondi. Questo è il superuomo di cui parlava Aurobindo, di cui parlava Nietzsche, e tutti i grandi della storia da Buddha in poi hanno sempre parlato che dentro di noi ci sono queste capacità energetiche enormi. E perché non le usiamo? Dico sempre ai miei allievi che nel cervello il gran capo, quello che comanda su tutti, è il sistema di encefalo ipotalamico. Sono parole mediche. Tenete conto che una grande componente all'interno del cervello, l'ipotalamo, il boss, è quello che decide se sei simpatico o antipatico, altruista o egoista, di destra o di sinistra, eccetera, eccetera. No, quello no, quello lo decidi tu. L'ipotalamo ha due bottoni, quello verde e quello rosso. Sapete cosa dicono i neuroscienziati? Che nel nostro sonno, quindi nel nostro stato di nevrosi o psicopatologia quotidiana, purtroppo succede che l'ipotalamo viene stimolato esclusivamente all'80% delle volte schiacciando il bottone rosso. Quando? Sempre! Quando sei in ritardo, quando litighi con la moglie, col marito, col figlio, col vicino di casa, quando guardi un telegiornale, quando ti arriva la bolletta delle tasse, quando prendi una multa, buchi una gomma. Ma attenzione, i pensieri si trasformano in ormoni e sono i famosi ormoni dello stress. Per cui se continui a schiacciare il bottone rosso, continuerai a produrre adrenalina, cortisolo e quant'altro, che sono gli ormoni che ti fanno ammalare, e i neuroscienziati hanno dimostrato che sono alla base di tutte le malattie cronico-degenerative. Avete sentito parlare di ictus, infarto, ipertensione, tumori, sclerosi multipla, Parkinson, tutte. Alla base di tutte le patologie cronico-degenerative c'è questo eccesso di stress. E noi siamo l'esempio chiaro di stress. Non gli animali, noi umani. Nel 20% dei casi gli esseri umani schiacciano il bottone verde. Sì, non lo fanno consapevolmente. Cosa fa il bottone verde? Produce gli ormoni del benessere, l'encefalina, quindi le endorfine, la serotonina, la dopamina, il DEA, che è il precursore di tutti gli ormoni, viene chiamato ormone della giovinezza. Pensate che in 3 minuti di meditazione i livelli del DEA raddoppiano. 3 minuti in cui visualizzate, meditate, pregate, entrate nella natura o tenete in braccio un cucciolo o tenete in braccio il vostro bimbo, una cosa che vi prende il cuore, in 3 minuti il dosaggio di questo DEA, ormone della giovinezza, che è il precursore di tutti gli altri ormoni, quindi fa funzionare tutto il corpo umano, in 3 minuti il tasso raddoppia. Ma allora sapete che noi abbiamo dagli 80.000 ai 100.000 miliardi di cellule dentro di noi, ed è un miracolo, perché nel giro di pochi millisecondi tutte queste cellule, oltre a produrre un campo elettromagnetico, ogni cellula produce un campo elettromagnetico biologico a bassa intensità, a bassa frequenza. Non entro nei dettagli perché quello lo faccio con gli allievi del corso di specializzazione, ma tenete conto, noi siamo degli esseri elettromagnetici, anche i corpi sottili sono elettromagnetici, anche i punti di agopuntura sono elettromagnetici, anche i chakra sono elettromagnetici. Quindi incredibilmente questi 100.000 miliardi di cellule in pochi millisecondi mandano tutte le informazioni al gran capo, ipotalamo. L'ipotalamo le registra e gli manda indietro la risposta. Ma ti rendi conto? Quindi tu fegato non stai andando bene, ti do una carica in più. Stomaco, sei incavolato, hai qualche problema, ti do questo e regola l'assetto elettromagnetico in risposta biofeedback nel giro di pochi millisecondi. Avete capito? Siamo un miracolo. Noi esseri umani siamo un miracolo. Ecco perché abbiamo un'anima, abbiamo un cuore, perché siamo un miracolo. Per mettere d'accordo due soli politici ne basta due, disastro. Noi abbiamo 100.000 miliardi di unità da mettere d'accordo,
nel giro di poche millisecondi. Guarire l'anima. L'argomento di questa sera prevede di conoscere quali sono le tre componenti per guarire l'anima. Il mio metodo, medicina e anima, si basa sul fatto che l'anima esiste, non solo che noi abbiamo un'anima, ma che noi siamo un'anima. E la medicina e anima ha tre componenti. La prima è la medicina olistica, la seconda è la biofisica e la terza è la meditazione. Molto velocemente, perché ci vorrebbe una serata per ogni singolo argomento. Di solito faccio una serata solo per la medicina olistica, ma siccome arrivo da Pordenone e sono 4 ore e mezza di macchina, non vi garantisco che posso farvi una singola per ogni tipo. Medicina olistica esiste da millenni, da 5.000 anni, forse di più, deriva dalla medicina cinese taoista, dalla tibetana, dalla ayurvedica indiana, dalla egizia, dalla nostra salernitana. Abbiamo avuto una scuola enorme di pensiero psicosomatico, olistico, per secoli, famosa in tutto il mondo, scuola salernitana. Cosa vuol dire medicina olistica? Innanzitutto l'utilizzo di prodotti naturali, come i fitoterapici, quindi le piante officinali, i prodotti omeopatici, gli oligoelementi e uno stile di vita. Cioè non basta dire ho preso il granulino e continuo a fare le stesse scemenze che ho fatto fino a ieri. Prendi coscienza che la scemenza che hai fatto fino a ieri è la causa del tuo mal di testa, o della tua ipertensione, o della tua candida, eccetera, eccetera, eccetera. Oggi i neuroscienziati hanno dimostrato che più dell'80% delle malattie sono psicosomatiche, più dell'80%. La medicina olistica è: utilizziamo i rimedi naturali, compresa l'alimentazione sana, il movimento adeguato, una certa consapevolezza, quindi uno stile di vita, perché non puoi fare solo il rimedio omeopatico o solo la tisana, ma devi sposare uno stile di vita totale per poter star bene e comunicare benessere ai tuoi figli, ai tuoi familiari, ai tuoi cari. Noi irradiamo benessere, ma possiamo irradiare anche malessere. A seconda delle frequenze, il corpo umano è un insieme di frequenze. Esattamente come la musica, come i colori, esattamente, non c'è nessuna differenza. Se vuoi sintonizzarti su Radio 101, non cerchi RTL 102.5, a caso. Il fegato ha la sua frequenza, il cuore ha la sua frequenza, le abbiamo mappate tutte, la prima e l'ultima. Perdi le frequenze quando sei nel bottone rosso. Il bottone rosso, oltre a produrre gli ormoni del malessere, fa sbagliare le frequenze del corpo umano. Il campo magnetico si indebolisce e proprio lì comincia la patologia. Quindi se si indebolisce a livello della tiroide, continuerai a avere tiroiditi, ipo o ipertiroidismo. A livello dello stomaco continuerai a avere gastriti, nonostante il rimedio farmaco sintomatico che tu hai preso. Quindi medicina olistica utilizza uno stile di vita che comprende degli alimenti sani, biologici, studiati su misura per te, movimento adeguato, ma ci vuole anche una visione psicosomatica. Se manca la visione psicosomatica, non è medicina olistica. Ho usato una buona tisana per la diarrea o per la stitichezza, bene, ok, non è medicina olistica. La medicina olistica usi una buona tisana e cerchi di capire perché hai la diarrea piuttosto che la cefalea, ovviamente con l'aiuto dell'esperto. Quindi medicina olistica oggi sta crescendo in modo incredibile, sta entrando nelle università, finalmente. La psicosomatica sta entrando nelle università grazie alla sua sorella gemella che è la PNEI, la psiconeuroendocrinoimmunologia, che è la psicosomatica universitaria. E ci sta dando tutte le spiegazioni scientifiche, tutte. La seconda componente di medicina e anima di questo metodo è la biofisica. Vi ho già accennato brevemente che il corpo umano è un magnete. Noi produciamo energia misurabile. Allora, quando si dice hai l'energia alta, stai bene.
quando qualcuno ti dice ma con energia bassa che hai, vuol dire che non stai bene. Andiamo a misurare. Il corpo umano ha un'intensità di campo magnetico, attenzione, identico al campo magnetico terrestre. Siamo figli della Terra, la Terra è un essere vivente, non casualmente si chiama Gaia, non casualmente ci comprende, siamo all'interno del suo campo elettromagnetico. E in questi periodi, ne parlavo prima con Manuela, queste perturbazioni solari, queste esplosioni di macchie solari che nei tempi passati fino al 71 accadevano ogni 3 mesi, oggi abbiamo perturbazioni elettromagnetiche solari fino a 4-5 ogni mese, e per noi sono un danno incredibile perché ci danno di quelle bombe atomiche. Se non avessimo le onde di Schumann che ci proteggono nella ionosfera, e guarda caso queste onde di Schumann che il creatore ha messo a protezione dell'essere umano vibrano 8,3 Hz, che è la stessa frequenza dell'ippocampo, e l'ippocampo è quella piccola parte del cervello con cui tu hai la memoria, perché senza l'ippocampo saresti lo smemorato di Sorrento, non ti ricorderesti il nome, il cognome, l'indirizzo. Quindi cosa vuol dire? Che l'universo ci manda delle frequenze e ci manda anche dei neutrini che sono molto intelligenti, molto utili. Perché? Perché va a stimolare il nostro organismo. Quindi questa matrix divina, sapete che il vuoto, il 95% dell'universo dicono che sia vuoto, non è vuoto per niente, contiene informazioni, viene chiamato campo quantico, è pieno di neutrini, di onde elettromagnetiche, di informazioni. Quindi questa medicina biofisica è: noi siamo biofisici, ma la frequenza e l'intensità del nostro campo elettromagnetico, quindi che ogni singola cellula produce, è uguale al campo magnetico terrestre, grosso modo 50 microtesla, 0,5 gauss. La frequenza del corpo umano va da 0,1 a 1000 Hz più o meno, grosso modo. Il telefonino è 9 gigahertz, 9 milioni di Hz. Ecco perché ci fa male. Il microonde, anche lui, grosso modo, una intensità di campo magnetico, la frequenza notevole. Allora, il metodo medicina e anima usa solo le frequenze naturali, quelle biologiche, perché ci sono dei campi magnetici naturali, biologici, sono quelli che produciamo noi, e li produciamo inconsapevolmente, ogni istante produci. Se poi sei felice, innamorato, le cose ti vanno bene, ancora meglio, i tuoi campi elettromagnetici sono ancora più forti e producono autoguarigione, la grande e famosa autoguarigione attraverso il tuo cuore, attraverso la tua anima. Quando invece non stai bene, l'intensità e la frequenza dei tuoi campi elettromagnetici cala, diminuisce. E vi ho detto che le abbiamo misurate e mappate tutto. Quindi che cos'è la medicina biofisica? È un metodo medico che utilizzando le frequenze sane, le frequenze biologiche, quindi quelle che produciamo noi con il nostro corpo, va a curare l'essere umano, da non confondere con i campi magnetici artificiali, esempio telefonino, o l'alta tensione, 220.000 volts. Se passate sotto i cavi dell'alta tensione vi si rizzano i capelli. Se avete un pacemaker, non passateci perché si interrompe il pacemaker, e via, 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 via. Noi siamo circondati da questo elettrosmog, spesso faccio conferenze sull'elettrosmog, perché la gente non è consapevole, non lo sa. I medici non ne sanno niente. Quindi la biofisica è il corpo umano, è un magnete. La medicina biofisica è: usiamo questi campi magnetici sani, biologici, per guarire e per fare prevenzione. Perché medicina e anima, come tutte le medicine naturali, è specialmente per la prevenzione. Prevenire meglio che curare. Per cui ci sono delle strumentazioni nell'ambito della medicina biofisica, strumenti che producono dei campi elettromagnetici sani, non ad alta intensità, non ad alta frequenza, che ti servono per guarire dalla tua cervicale,
o dalle vene varicose o dall'ipertensione, addirittura ti abbassano la glicemia. Sono in grado di abbassare la glicemia e sono in grado di farti ridurre la dose di insulina. Siamo a sto punto, ridurre la dose di insulina che stai prendendo, perché lavorando col campo elettromagnetico anche il pancreas può avere dei benefici. In Germania è frequentissima la medicina biofisica, in Germania è presente in 20.000 ospedali. 20.000. In Italia l'abbiamo importata 5 anni fa, una cosa recentissima, non è magnetoterapia, è biorisonanza, un'altra cosa, quindi frequenze molto basse, intensità molto basse, le stesse del corpo umano, ecco perché funziona. Quando invece usi alte frequenze, alte intensità, è dannoso, occhio che ti fa male. Se vai davanti al microonde e stai a guardarlo e cuoci il cristallino oltre a cuocere l'alimento che c'è dentro, attenzione. Quindi questa seconda parte della medicina e anima, la biofisica, è estremamente efficace, è estremamente specialistica, perché è una cosa nuova sulla quale stiamo facendo delle sperimentazioni, ve ne dico una sola. Nei primi anni 60 gli astronauti andavano, specialmente i russi, andavano sull'orbita con la loro navicella spaziale, c'era anche il cagnolino Laika, se vi ricordate. Quando ritornavano sulla Terra stavano male per mesi, osteoporosi, mancanza di ciclo nelle donne, perdita di capelli, anemie. Attenzione, per fare l'astronauta a me non mi avrebbero preso, quindi ci deve essere un fisico bestiale per fare l'astronauta. Quindi lo mandavano sulla Luna o in orbita persone con problemi. E come mai stavano male 6 mesi al rientro sulla Terra? Perché gli scienziati avevano pensato a tutto, ma non avevano pensato che nella navicella spaziale ci voleva il campo elettromagnetico della Terra. Anche i tedeschi gli hanno fatto un colpo di telefono e, parlando in tedesco, perché loro sono tedeschi, gli hanno detto: scusate, 50 microtesla. Gli hanno regalato questo microchip che da allora tutti gli astronauti americani e russi e quant'altro, anche il nostro italiano che è stato su, questo microchip è in grado di produrre un campo elettromagnetico sano. Fine del problema. Stop. Allora vedete che noi non siamo casualmente figli della Terra. Senza il campo magnetico non sopravviviamo. Dopo circa un mese di assenza del campo magnetico terrestre, noi moriamo. Ma il campo magnetico ce l'hanno anche gli animali, il cagnolino Laika e quant'altro, anche i vegetali. Quindi se tu in casa hai un'attrezzatura che produce un campo elettromagnetico sano, puoi guarire il tuo geranio, la tua insalata, capito? La terza componente della medicina e anima è la meditazione. Nell'ambito della meditazione c'è anche la preghiera fatta con il cuore, non la preghiera voglio vincere super una volta. Ecco, preghiera fatta con il cuore. La visualizzazione, il rilassamento profondo e l'immersione nella natura. Tutte queste metodiche innalzano le tue difese immunitarie, innalzano il livello di consapevolezza, ti aiutano a schiacciare il bottone verde, per cui comincerai finalmente a produrre questi ormoni del benessere. Se il buon Dio ci ha dato un ipotalamo in grado di produrre gli ormoni del benessere, che sono delle medicine che abbiamo all'interno del nostro cervello, che ci fanno star bene, che ci fanno guarire, che stimolano l'immunitario. Perché se abbiamo questa facoltà solo il 20% della popolazione la usa? Perché dormiamo, il problema è solo quello. Perché quasi nessuno fa meditazione, preghiera, visualizzazione. I neuroscienziati, che sono scienziati in camicia bianco, hanno dimostrato migliaia di effetti positivi dovuti alla meditazione, all'ipnosi, alla ricerca scientifica chiamata neuroscienza. Migliaia di ricerche scientifiche. Non è tempo perso. Tant'è vero che ho inserito questa metodica nel mio metodo medicina e anima. Quindi aiuto la persona a entrare in uno stato meditativo semplice, lo faccio fare anche ai bimbi, e poi ti aiuto a parlare col tuo corpo. Poi faremo una piccolissima meditazione alla fine di 2 minuti e vedrai com'è facile, di una facilità incredibile.
ma il bello deve ancora venire. Quando tu hai parlato col tuo corpo, mettiamo che tu soffri di mal di testa da una vita, hai cambiato un sacco di farmaci, hai cambiato un sacco di specialisti, hai fatto l'attacco, la risonanza magnetica, l'encefalogramma, e come al solito non ti hanno trovato nulla, perché la cefalea nel 90% dei casi è psicosomatica, te la crei tu. Ok, non solo riesci a parlare con la tua cefalea, ma il bello è che la cefalea ti dice cosa vuole da te, ti dà un messaggio, ti dà una spiegazione, il motivo per cui hai questa cefalea da 5 anni, 10, 20. Questo è un miracolo, ma il miracolo è dentro di noi. Non usare queste capacità è stupido, è miope. Quindi medicina anima non è una medicina alternativa, è medicina. Utilizza delle metodiche naturali, fortunatamente, utilizza il farmaco quando c'è la gravità. Se la persona ha diabete, gli do insulina. Se la persona ha la polmonite, gli do l'antibiotico. Se la persona ha l'appendicite, lo mandano al chirurgo. Ma nel 90-95% dei casi, incredibilmente, il corpo è sensibile a queste leggi dell'ultrasensibile. Noi siamo fatti di ultrasensibilità. È ora di dirlo. Gli scienziati lo stanno dimostrando. C'è un piccolo problema che si chiama mente, perché la mente mente. La mente è uno strumento fantastico, ma solo per l'aspetto logico, razionale, organizzativo, meccanico, materiale della vita. Allora fin qui benissimo, perché tutti devono sapere usare un computer, tutti devono sapere usare il telefonino, bene, nulla di male. Ma se lo usiamo in altri settori, quindi se usiamo questa mente logica, razionale, emisfero sinistro, che è quello maschile, perché i maschi sono educati a usare esclusivamente, stavo dicendo ipnotizzati, ma potremmo dire ipnotizzati, usare esclusivamente il cervello sinistro. Ma tu, signor uomo, non ti sei innamorato col cervello sinistro? Assolutamente no. Hai usato quello destro, femminile, creativo. Quindi l'emisfero sinistro ci vuole, altrimenti non saprei schiacciare il bottone per mandare avanti e indietro l'immagine. Ma quando l'emisfero sinistro, cioè la mente logica, prende il sopravvento, siamo fritti. Continuerai a schiacciare il bottone rosso dell'ipotalamo e continuerai a produrre gli ormoni del malessere. Quindi se usiamo questa mente razionale in altri settori, cioè in settori che non sono tecnici, diventa un problema. Anzi, la mente diventa un problema, lei stessa. Vediamo questo circuito pericoloso. La mente cerca di gestire le emozioni e i sentimenti. Errore. Anzi, qualcuno avrebbe detto orrore. E fa solo dei danni, perché attiva questo circuito. Lo stress produce gli ormoni dello stress, adrenalina e cortisolo, ecco la malattia. E insieme all'adrenalina e al cortisolo la frequenza dei tuoi campi magnetici cala, 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 cala. L'esempio che faccio sempre ai miei pazienti è la batteria della tua automobile. Può avere una macchina bellissima, la Ferrari appena acquistata, ma se hai la batteria scarica non va. O se ti hanno messo la batteria da motorino da 20 ampere, tu ne hai bisogno 200 ampere della tua macchina, non va. Quella è la componente elettromagnetica che tutti noi dobbiamo avere e deve essere funzionante. Ma la mente può essere preziosa, dipende da te. Qualsiasi cosa può diventare utile o sbagliata, positiva o negativa. Ricordatevi, noi siamo fatti di energia, l'ha detto un certo Einstein, non Franco Lerner. Bene, tutto è energia, il tuo pensiero, quello che mangi, quello che bevi, la tua malattia, tutto è energia, anche i pensieri, anche la mente. Noi siamo fatti di energia, ma l'energia è neutra. Se la usiamo bene, è energia positiva. Se la usiamo male, è energia negativa. Il libero arbitrio è questo. Usare consapevolmente l'energia, in modo positivo o in modo negativo. Consapevolmente. La mente, quindi,
prima abbiamo visto il difetto della mente, ora vediamo la parte positiva. La mente può fare una cosa buona, può impegnarsi, dire ok, mi prendo l'impegno finalmente, per utilizzare delle tecniche per cercare l'anima. Può fare da interprete, da tramite, da trampolino di lancio, e farlo diventare un intento. La parola importante è questa, intento, forte e consapevole. Quindi la mente non ha solo gli aspetti negativi, ma può avere l'aspetto positivo che ti dà quella spinta alla tua ricerca interiore. Perché senza una spinta la ricerca non la fai. Tutti i grandi maestri, tutti i mistici l'hanno sempre detto: se non ti impegni non vai avanti un centimetro. Perché tanti fanno filosofia, enorme, ma non si impegnano tanto così nella loro ricerca interiore, non vai da nessuna parte. Quindi bisogna avere delle teorie, per amor del cielo, ma bisogna camminare, e l'impegno lo chiediamo alla mente. La mente si impegna a farti fare questo progresso, o per esempio a inserirti in un programma di medicina e anima. L'anima, innanzitutto, l'anima deriva dal greco psiche, che comprende tutto, che comprende l'anima e comprende la psiche vera e propria. Mettiamocela tutta, quindi, per trovare, per nutrire quella parte dentro di noi che va oltre la mente, e noi siamo identificati con la mente. Questo è il problema, e specialmente con la mente emisfero sinistro, e che sa produrre i cambiamenti tanto desiderati e mai ottenuti con la mente. L'anima dà delle cose che la mente non mi darà mai. L'anima la puoi chiamare il sé superiore, l'osservatore, il testimone, la scintilla divina. È una scintilla divina, è uno stato dell'essere, questo è bello, è uno stato dell'essere. Dentro di noi abbiamo vari stati dell'essere, l'anima è lo stato dell'essere più luminoso, con frequenza più alta. È un diritto di nascita, anche questo è molto importante. Il diritto di nascere non è solo mangiare e bere, ma è anche nutrire la propria anima, la propria interiorità, perché dentro di noi c'è tutto. È un dono, per cui bisogna provare amore, gratitudine, riconoscenza, e non va data per scontata. L'errore che facciamo tutti, diamo l'anima per scontata, e non va bene. Tu prova se hai un fidanzato, una fidanzata, un marito, una moglie, un figlio, prova a dare per scontato l'altra persona, te ne accorgi. La stessa cosa succede con l'anima. L'anima si frammenta quando la dai per scontata. Gurdjieff, un grande illuminato, sapete cosa ha detto? Voi avete miliardi di frammenti di anima, e non era uno stupido, vi assicuro. Cosa vuol dire? Che devi prendere il tuo bel attaccatutto, vina via, e mettere insieme i vari pezzettini della tua anima, perché te l'hanno frammentata. Sei nato con un'anima bellissima alla nascita, e dopo purtroppo è stata frammentata. Hai permesso tu che gli altri tu hai dato il permesso agli altri, giustamente, ragione. La medicina psicosomatica è sempre da vedere come mai hai permesso alla moglie di farti venire mal di testa, o al marito di farti venire l'ulcera, o alla suocera di farti venire l'ipertensione. Sei tu che hai dato il consenso, schiacciando sempre questo bottone rosso. Quindi, purtroppo, nei primi anni di vita accadono due fatti negativi. Noi perdiamo gradualmente il contatto con l'anima, qualche volta invece in modo violento, drammatico, ma di solito lo perdiamo gradualmente, e in più l'anima si frammenta, si indebolisce. Allora, facciamo diventare l'anima, purtroppo, una possibilità. Non ci accorgiamo di farlo, ma lo facciamo tutti. E facciamo di tutto per distruggerla, per soffocarla. Soffochiamo l'anima. Soffochiamo il cuore, i sentimenti, le emozioni. E ti dicono, no, le emozioni, specialmente i maschi, no, stringi i denti, non piangere, duro, tutto d'un pezzo. Signori maschi lo sanno. E anche le bambine, devi farla brava, devi obbedire, altrimenti la mamma non ti vuole bene. Solo se fai questo e quest'altro la mamma ti dà il premio, il bacio. Questi sono condizionamenti che tutti noi abbiamo.
ma dei quali dobbiamo liberarci, altrimenti non siamo uomini e donne liberi, siamo condizionati. E vi assicuro che la meditazione è l'arma più potente per liberarsi da questi retaggi, da questi condizionamenti. Quindi finiamo per distruggerla, per soffocarla, e perdiamo un'opportunità enorme. Quindi l'anima va ricostruita, va nutrita. E per fare questo ci vuole il famoso impegno di cui si parlava prima, e poi un metodo sicuro ed efficace. Questa sera parliamo di medicina e anima, ma ci sono altri metodi all'interno della ricerca interiore che sono splendidi, come lo yoga, come il tai chi, come le arti marziali, la preghiera, il taoismo, il cristianesimo. Cioè, quando hai una fede vera, non importa, Buddha l'ha sempre detto, i sentieri sono tantissimi, la meta è una. Siamo uno, e non importa che ci arrivi con l'induismo o ci arrivi col cristianesimo, segui il tuo cuore, ma l'impegno ci vuole. No, l'impegno non ce lo mettiamo mai. Sì, mettiamo l'impegno nell'andare al lavoro la mattina e tornare a casa la sera distrutti, abbiamo i campi magnetici la sera che sono sottoterra, sarebbero da ricaricare ogni giorno, ovviamente l'impegno non ce lo mettiamo, purtroppo. Quindi ci vuole impegno e un metodo sicuro ed efficace. Perché? Lo scopo è duplice. Per prima cosa, la ricerca dell'anima ci porta più vicini a Dio. E questo è il percorso di ognuno di noi. È fondamentale. Quindi un percorso spirituale. E poi l'anima ha enormi capacità terapeutiche. Questa sera io vi sottolineo le capacità curative dell'anima. È una medicina, ed è una medicina con una potenza incredibile. È la medicina più potente che esiste, superiore ai farmaci. Ma è solo una medicina? Questo mio metodo, medicina e anima, si chiama così. E le sue potenzialità e i risultati sono sorprendenti. Medicina e anima come metodo, oltre a contenere la medicina olistica, la medicina biofisica, e contenere la meditazione, queste tre parti, prevede due fasi. La prima fase, quando la persona arriva per dire ok, ho letto il libro, ho sentito la tua conferenza, oppure ho parlato con un paziente che è guarito finalmente dopo 30 anni della cefalea, che non era mai guarito prima, grazie a questo metodo. Molto spesso i pazienti mi arrivano così, no? Siccome con questi metodi guariscono i bambini con le bronchiti asmatiche, con le dermatiti, quelli che hanno sempre recidive, no? Tonsilliti, otiti, eccetera, eccetera, improvvisamente guariscono. Miracolo? Non è miracolo. Andiamo ad aumentare le difese immunitarie e usiamo il farmaco quando è veramente indispensabile. Non siamo contro il farmaco, siamo contro l'uso sbagliato del farmaco, l'uso improprio, l'uso eccessivo. Quindi spesso le persone arrivano in questo modo, perché amici, parenti hanno avuto dei risultati con questo metodo. La prima fase inizia con l'attivare, è importante e potete farlo anche subito, attivare il tuo dialogo interiore in modo più sano e più consapevole rispetto a quello normale. Quello normale è negativo ed è inconscio. Questo lo si fa in ogni momento, in ogni circostanza, sempre. Quindi, vedete il personaggio col fumetto? Siamo noi, in un momento qualsiasi della giornata, e questo dialogo interiore è un turbinio di pensieri, 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 al 99% sono negativi. E poi pretendi di guarire, di stare bene, quando ti nutri di negativo? Questo dialogo interiore lo fai senza accorgerti. A cosa stai pensando? Al problema. È che hai litigato col fidanzato, con la fidanzata. È arrivata la cartella esattoriale. Mamma mia! È arrivato il conto del meccanico. Il mutuo da pagare. Ho aperto un telegiornale e mi è venuto un infarto. Capite in che mondo viviamo? Vibrazioni negative. Le misuriamo oggi queste vibrazioni. Non è filosofia, è scienza. La biofisica sta dimostrando tutto, comprese le vibrazioni positive e negative. Sappiamo la frequenza e l'intensità del campo elettromagnetico. Siccome questo dialogo interiore l'abbiamo tutti, cominciamo da lì. Avere un dialogo interiore consapevole.
e non sempre improntato al negativo, a malattie. Avete presente la gente quando si trova al supermercato, al bar? Malattie, 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 corna, controcorna, problemi, gossip, in continuo. Allora cerchiamo di fare pulizia, resettiamo questa famosa mente che se viene usata male è diabolica, ma se viene usata bene la mente ci aiuta, ma tanto. Cominciamo dal dialogo interiore. E dovete impegnarvi. Impegnarvi a non avere un pensiero sempre sul negativo, sul problematico, e sostituirlo con qualche cosa di bello, di positivo. Se fate l'elenco delle cose positive che avete, sarebbe molto utile. Fai un elenco delle cose positive che tu hai, degli affetti che hai, dei sentimenti, delle cose che hai imparato, di quanto la vita ti ha voluto bene, di quante cose hai visto nella vita. Hai fatto dei viaggi, hai conosciuto delle persone splendide, hai avuto delle guarigioni. Fate un elenco delle cose positive che avete. Fatelo, perché vi assicuro, è medicina. È una potentissima medicina. Ok, il dialogo interiore è la prima fase. La seconda fase. Poi seguono delle sessioni, 5 o 6, non di più, specifiche di medicina per l'anima, dove il terapeuta accompagna la persona che abbia 3 anni, 30 o 100, non cambia, perché si può fare a qualsiasi età, accompagna la persona a ritrovare la propria anima, perché l'aveva persa, dimenticata, frammentata, e a riprendere il dialogo con lei tramite un rilassamento profondo, tramite visualizzazione, tramite meditazione. Una volta che hai imparato questo metodo, vai avanti da solo. Non hai bisogno di farlo 100.000 volte col terapista. Quando hai imparato 4 o 5 volte a parlare con la tua anima, a parlare col tuo corpo, a parlare col tuo sintomo e a ricevere delle risposte indietro, sapete perché la gente non riceve risposte dal proprio corpo? Perché non chiede. Cosa ha detto Gesù Cristo? Chiedi e ti sarà dato. Noi non chiediamo e vogliamo che ci sia dato. Non funziona. L'equazione ha due, sinistra e destra. Chiedi e ti sarà dato. Se tu chiedi, il corpo e l'anima ti rispondono. Ma se non chiedi, ti darà il sintomo per prendere coscienza che c'è qualcosa di sbagliato dentro di te. Jung, che non era uno stupido, sapete cosa ha detto? Cos'è la malattia secondo Jung? State attenti. È lo sforzo che fa la natura per riportare la guarigione. Ti rendi conto? Jung ha detto la malattia è lo sforzo che fa la natura per riportare la guarigione. Quindi la malattia non è sempre da condannare al 100%, è da capire, da ascoltare. Ascolta il tuo corpo. Alla fine ascolteremo il cuore. 3 minuti di meditazione. Vedrete come cambieranno le vostre frequenze. In 3 minuti, una cosa di una facilità incredibile. Bene. Dialogo interiore. Tutti noi abbiamo questo famoso dialogo incessante con noi stessi, continuo, anche di notte tramite i sogni, quindi il dialogo interiore non ci abbandona mai. Parliamo sempre noi stessi e ogni giorno formuliamo milioni di pensieri, sensazioni, emozioni. Ogni pensiero ha la sua frequenza e può incidere positivamente o negativamente sul tuo organismo. Ma lo facciamo in modo automatico e inconsapevole, come se fossimo dei robot. Purtroppo questo dialogo è spesso, come vi ho detto, negativo. Quindi paure, preoccupazioni, brutti pensieri, malattie, idee e credenze limitanti. Questo è importantissimo. Noi siamo pieni di credenze limitanti. Io tanto non ce la farò mai, non ci riesco, tutti gli altri sono meglio di me, questa cosa non l'avrò mai, non ho diritto a una relazione, non ho diritto a un lavoro, non ho diritto a una famiglia. Avere queste credenze limitanti è alla base di moltissime malattie psicosomatiche e si chiama sabotaggio. La mente, specialmente la mente razionale, mente e ti fa il classico autosabotaggio.
e l'autosabotaggio ti porta alla patologia. Cosa vuol dire? Sei a due passi dalla felicità, potresti prenderla, te la lasci sfuggire. Ma ricordati che se il treno è partito, sei tu che l'hai lasciato partire. Lo sapete quante volte il treno è partito nella vostra vita e non avete colto il famoso attimo? Quindi riflettete un attimo su queste parole. Il vero errore: siamo immersi nel negativo per la maggior parte della nostra vita. I neuroscienziati hanno calcolato l'80% della nostra vita. Vi dirò una cosa molto forte: alcuni neuroscienziati si intendono molto di yoga, cioè non tutti ovviamente, ma per esempio la Candice Pert, che è la numero uno al mondo che ha scoperto le molecole delle emozioni, quindi ha scoperto che nel nostro corpo ci sono molecole delle emozioni, si chiamano neuropeptidi, non solo nel cervello come crediamo noi, dappertutto, nello stomaco, nella pelle, nell'intestino, nella vescica. Ogni parte del corpo ha delle molecole delle emozioni. Cosa vuol dire? Che noi parliamo tramite le emozioni, che le emozioni sono dovunque nel nostro organismo e c'è un accumulo incredibile di queste molecole delle emozioni dove ci sono i chakra, nei punti di agopuntura. Incredibile, no? Allora, siccome noi siamo immersi in questo negativo, purtroppo indebolisce l'intuizione. Scusa, negativo che viene alimentato volontariamente. Oh, sì. Abbiamo un'alimentazione incredibile del negativo, siamo in una società del negativo, c'è poco da fare. E allora queste cose, questi continui problemi di pensare e avere un dialogo interiore sbagliato, che cosa fa? Indebolisce l'intuizione, l'energia vitale, che invece sono le due medicine più importanti, e quindi indebolisce la nostra anima. E questo è un errore enorme, perché l'autosabotaggio ce lo facciamo ogni giorno noi. Vi faccio un rapidissimo esempio: due amiche, Rosa e Maria, sono state lasciate dal loro partner dopo 20 anni. Rosa e Maria, facciamo questo che è più veloce, Rosa e Maria attendono a casa il marito che è in ritardo di 3 ore. Sono due amiche, ognuna a casa sua. Rosa aspetta Francesco e Maria aspetta Giuseppe, ovviamente Maria e Giuseppe. Bene, 3 ore di ritardo. Aspettano il marito, ma è lo stesso. No. Sono due mariti diversi. Uno si chiama Francesco, uno si chiama Giuseppe. Allora vi faccio vedere come il dialogo interiore è totalmente diverso. La prima, per esempio, Rosa, non riesce a raggiungere, tutte e due i mariti non sono raggiungibili sul telefonino, e dice non raggiungibile, l'abbonato non è raggiungibile. Rosa è preoccupata, sta male, le batte il cuore, suda, però dice forse è bucato una gomma, forse l'hanno trattenuto in ufficio. Chiama l'ufficio e gli viene detto no, è già uscito da più di un'ora, più di 2 ore. Però nel momento in cui il marito rientra, lo accoglie con un sorriso e dice: ero molto preoccupata per te, ho avuto batticuore, ho sudato, quasi stavo per telefonare ai vari ospedali e alle varie Croce Rossa, ma ora che sei tornato vediamo. E lui dice: guarda, ho avuto un guasto all'automobile. Bene. E gli fa vedere il conto del meccanico, quindi c'è l'alibi. L'altra, Maria, stessa situazione, il marito non arriva, questa sta male. Non crede ovviamente alle spiegazioni del marito, nonostante la fattura del meccanico, e sviluppa una forte cistite emorragica e sviluppa un fibroma. Quindi va a colpire il femminile del suo corpo. Allora vedete che l'inconscio sa quello che fa. Dove colpisce? Colpisce dove c'è il blocco elettromagnetico. La gelosia è un fenomeno che in quel caso è stato localizzato a livello del primo chakra, della seconda amica. Allora vedete che se il dialogo interiore ti porta ad avere un po' di preoccupazione, siamo umani, puoi avere un po' di ansia, sì, un po' di paura, certo.
però poi trasformi l'energia, perché il segreto è sempre quello, trasformare. Non ti ammali, ti passa il mal di cuore, fai una bella dormita, magari hai fatto anche una litigata con tuo marito, va bene, ok, basta, fine. Non portarti dietro la litigata per 2 anni. La seconda, sviluppa una malattia psicosomatica. Quindi l'inconscio non fa nessuna differenza tra un tradimento reale e un tradimento immaginario. La seconda donna era convinta del tradimento. Il tradimento non c'era, ma si è ammalata come se il tradimento ci fosse stato realmente. È un film. Quindi queste credenze creano patologie. La psicosomatica dimostra scientificamente che quando ti fai un film negativo sviluppi una malattia nell'organo corrispondente, e sappiamo già più o meno dove andrà a finire. Sappiamo già più o meno, a seconda di qual è l'emozione che tu blocchi, quella che non sai gestire, sappiamo più o meno dove andrà a finire la patologia. Ma se impari il metodo della trasformazione, la rabbia ti passa. Certo, sei preoccupato, lo capisco, arrabbiato, ok, hai anche fatto una bella litigata, va bene, però poi trasformi e schiacci il bottone verde dell'ipotalamo e non il bottone rosso. Quindi la prima, Rosa, ha schiacciato il bottone verde e non ha prodotto ormoni del malessere se non per una mezz'ora, un'ora, basta. La seconda ha continuato a produrre ormoni del malessere per giorni e mesi, fin tanto che ha sviluppato la patologia al primo chakra. Allora, vi rendete conto della potenza del nostro inconscio? Quindi, quando ci facciamo un'idea negativa di una persona o di una situazione, l'inconscio, anche se è solo un fatto immaginario, registra quella rappresentazione, lo chiamiamo un film che noi abbiamo creato, come se fosse vero, e fa partire tutti i meccanismi dello stress, che purtroppo sono gli ormoni di cui vi ho parlato prima. Ecco perché il dialogo interiore va sempre gestito in modo consapevole, il più possibile, interrompendo tutto ciò che è negativo e nutrendolo invece di luce, per costruire la nostra centratura. In tutte le filosofie, tutte le religioni si parla di centratura, e la centratura è questa. Non c'è bisogno di fare cose incredibili. La centratura è il qui e ora, rimanere centrati nel proprio cuore. Dov'è il regno di Dio? Il Vangelo dice: cerca il regno di Dio, tutto il resto vi sarà dato in sovrappiù. Incredibile questa frase. Bene, uno degli aspetti, ovviamente il regno di Dio è multifattoriale, ma uno degli esempi è proprio la nostra centratura, la pace interiore. Quando raggiungi questa, sei nel regno di Dio, che tu ci creda o non ci creda, puoi essere anche ateo, ma sei nella centratura. E quindi è l'equilibrio, la consapevolezza e il proprio, il contrario di quello che noi facciamo tutti i giorni. Ogni giorno facciamo esattamente il contrario di questo, non ce ne rendiamo conto. La guarigione. Vedete l'immagine? Da questo spazio di benessere, che è un benessere psicofisico, emozionale, energetico, quantico, spirituale, deve avere tutte queste caratteristiche, da questo spazio di benessere nascerà una nuova possibilità di guarigione, e la guarigione è dentro di te. Quindi la medicina per l'anima, un dialogo interiore nutriente, è il nostro primo compito quotidiano. Nutriente, puoi farlo tu, una volta che l'hai imparato, fallo tu. Ma per sprigionare tutta la nostra forza di guarigione useremo medicina e anima. Quindi medicina e anima può essere una terapia, può essere una prevenzione. L'anima ti osserva, ti ascolta, vibra con te e per te, sente le tue emozioni, i tuoi sentimenti, gli ideali, i progetti, sente tutto. È la tua amica, la prima amica che hai è la tua anima. E cerca di comunicare con te, ma noi sapete, siamo sordi, ciechi, muti, paralizzati, le abbiamo tutte. Quando non vogliamo le abbiamo tutte. Quando invece siamo nel sì, tiriamo fuori un'energia incredibile. Cerchiamo di entrare nel sì per la vita. Medicina e anima è una metodica che ti porta verso il sì per la vita,
non verso la negazione, verso l'affermazione. Ma tu non lo ascolti, sei troppo impegnato nel fare e ti sei scordato l'essere. Questo lo facciamo tutti. Tutti siamo nel fare. E l'essere? L'essere è un tuo diritto di nascita. Ce ne dimentichiamo tranquillamente. Allontanarsi dall'essere, che è la nostra vera natura, ci porta a una serie infinita di problemi. Emotivi, energetici, elettromagnetici. La nostra energia vitale ci riduce, di conseguenza ci riempiamo di negatività di ogni tipo, si bloccano anche le difese immunitarie. La maggioranza delle malattie immunitarie dipendono da questo, dalla tua mancanza di consapevolezza, di centratura e un pensiero sempre negativo, perché il sistema immunitario si nutre di campi elettromagnetici sani e se i campi elettromagnetici non sono sani, gli anticorpi non funzionano. Come fare pace con l'anima? A questo punto è diventato importante capire come fare, come farcela amica, come utilizzare la sua grande capacità terapeutica per guarire e di prevenzione. Il mio metodo, Medicina e Anima, prevede l'uso di tecniche ad alto potenziale di guarigione. Che fare? 1. Parlare al proprio corpo e al proprio sintomo e poi ascoltare. Ascolta. Noi non ascoltiamo mai il cuore, la pancia, mai, tranne quando abbiamo un problema. Solo quando abbiamo un problema. Parlare all'anima e ascoltarla. Visualizzazioni, rilassamento, rilassamento profondo, meditazione, sono tutte metodiche che ti portano verso la tua anima. Quindi farsi dei potenti alleati, come il corpo, come il tuo subconscio, che il nostro bambino interiore, ricordatevi, ognuno di noi ha dentro di sé, il proprio bambino interiore che non ha più di 5-6 anni, quello è il tuo subconscio, e non gli parli mai, anzi, hai fatto la guerra al tuo bambino interiore per 20 anni, 30 anni, 40 anni, e lui si vendica mandandoti dei sintomi. Attenzione, il subconscio, purtroppo, durante la nostra vita, ci procura dei disturbi che noi chiamiamo sintomi, che ti portano dal medico, e nella stragrande maggioranza dei casi servono solo per prendere coscienza degli errori che hai fatto. Se ne prendi coscienza, la capacità di guarire che tu hai dentro è enorme. Certo, userai il medico, userai le analisi, userai dei metodi di accertamento, non dico di no. Ma la capacità di guarigione che hai dentro di te è infinita. Quindi sono dei formidabili alleati sia per la guarigione che per connetterci con l'energia divina che ci circonda. Tocca a voi. Ci sono moltissime ricerche scientifiche che dimostrano enormi effetti positivi sul nostro organismo umano con cose come la meditazione, la visualizzazione, lo yoga, la preghiera e il rilassamento. Allora, che cosa ho voluto trasmettervi con questa mia presenza qua? Che innanzitutto è importantissimo lavorare per il nostro equilibrio. Non dobbiamo accontentarci di aver eliminato un sintomo. Non dobbiamo accontentarci di aver studiato le nostre intolleranze alimentari, per quanto importanti che siano. Faccio conferenze di ore sulle intolleranze alimentari, sull'alimentazione energetica. Bene, non basta, no? Basta. Qual è allora il vero segreto? Ascoltare, imparare ad ascoltare il nostro corpo, imparare ad ascoltare la nostra anima, imparare un dialogo quotidiano che parte dal cambiamento del dialogo interiore, che non deve più essere improntato al negativo, al problematico, al difficile, e sostituirlo con un dialogo positivo. Fare un bel elenco di tutte le cose positive che nella tua vita, e ne hai tante, e non ci pensi mai, pensi solo prevalentemente a quelle negative, e iniziare questo percorso di ricerca interiore. Un percorso di ricerca interiore che può essere fatto con il cuore in mille modi,
Medicina e Anima ha il vantaggio di essere rapido, in 5-6 sessioni, di essere anche un sistema medico, per cui ti fa anche passare i disturbi fisici e organici, di fare una terapia del drenaggio e della pulizia tramite le piante officinali e l'omeopatia, che vuol dire disintossicazione. Ricordiamoci che ci sono due età, c'è l'età biologica e c'è l'età cronologica. L'età cronologica è facile, prendi la carta d'identità, hai 30 anni, 40, 50, 60, non puoi imbrogliare. Età cronologica è quella della data di nascita. Ma attenzione, le cose non sono così semplici. La nostra vera età è quella biologica, che è l'età dei nostri emuntori, quindi fegato, intestino, reni, pelle, polmoni. Questi sono i 5 emuntori, sono dei filtri che lavorano incessantemente per il nostro organismo in continuo e devono eliminare tonnellate di tossine, sia quelle che purtroppo abbiamo dall'ambiente, sia quelle che produciamo noi, quindi metalli pesanti, anticrittogamici, veleni, farmaci, radiazioni elettromagnetiche, elettrosmog, ma anche le tossine che produciamo noi, colesterolo, acido urico. Quando gli emuntori funzionano bene e quindi hai saputo fare una buona cura di depurazione, che è fondamentale per qualsiasi malattia, ogni guarigione deve partire dalla depurazione, da uno stile di vita, da un'alimentazione corretta e da una visione interiore profonda. Ok, quando i tuoi emuntori funzionano bene, la tua età biologica corrisponde all'età cronologica. Ma nella stragrande maggioranza dei casi, mettiamo che hai 40 anni, la tua vera età biologica come minimo è 10 anni di più, quindi ne hai 50-60. È frequentissimo che la gente ha come minimo 10-15 anni di più rispetto alla propria età biologica. Quindi purtroppo l'organismo umano, specialmente degli ultimi tempi, è talmente inondato da radicali liberi, da tossine, da problemi, e le tossine mentali, non dimentichiamoci le tossine mentali che noi produciamo ogni secondo, l'adrenalina, il cortisolo, sono ormoni dello stress, ma sono tossine mentali, le produciamo noi inconsapevolmente quando siamo fuori dalla nostra consapevolezza, quando ci allontaniamo dall'anima, quando facciamo uno stile di vita che è sbagliato, quando non ci prendiamo cura di noi. Allora, tutte le persone che vengono da me sono felici di una cosa, non solo del fatto che migliorano i sintomi, che la medicina psicosomatica li aiuta a capire le motivazioni delle loro problematiche, spesso non hanno più bisogno di farmaci, usano prodotti naturali e gli lasciamo i farmaci salvavita, cioè quelli proprio indispensabili, ma sono contenti di un'altra cosa, perché questo metodo ti aiuta a diventare tu il protagonista della tua guarigione. Non solo, il protagonista della tua vita. Impari tu a gestire le tue energie, le tue risorse, i tuoi talenti, i tuoi campi elettromagnetici, i tuoi filtri, i tuoi emuntori. Diventi tu l'artefice della tua guarigione. Sei il protagonista e non subisci passivamente un qualche cosa che arriva solo dall'esterno. Questo è, come dirvi, il complimento che mi fanno più frequentemente. Certo, sono contenti che gli è passata la dermatite, che gli è passata l'ipertensione, che è passata la candida o quant'altro, ma sono molto più contenti di questo fattore. Sono finalmente diventato il protagonista della guarigione e della prevenzione. Quindi vi ho presentato un metodo che sembra difficile per i non addetti ai lavori, ma vi ripeto, lo faccio per i bambini. Per cui anche il bambino, se opportunamente istruito, impara con una facilità incredibile a gestire il colloquio, il dialogo col proprio corpo, con la propria bronchite, col proprio mal di pancia. Sapete quanti bambini hanno mal di pancia o mal di testa? Ed è esclusivamente un fatto psicosomatico nel 99% dei casi. E questo è importante. Perché se il bambino impara a gestire fin da piccolo questo dialogo con il proprio corpo, diventa naturale, diventa spontaneo, è in grado di farlo in tutto il percorso della propria vita.
Posso dirti, mi sentirò perché era così bello ammalarsi. Allora, è ovvio perché... che la malattia ha certi aspetti positivi. Sì, i coccolati, le favole, le cose. Cosa insegno le mamme? A fare lo stesso, anche quando il bambino non si ammala. Quindi non c'è bisogno che il bambino si ammali per ottenere coccole e affetto. Bisogna insegnarlo. Altrimenti il bambino crea la malattia perché non è d'accordo con quello che succede in casa. Nelle coppie conflittuali i bambini sono sempre ammalati. Quelli che convivono e sono separati in casa, i bambini sono sempre ammalati, specialmente di malattie allergiche, asma, pollinosi, dermatite. Quando la situazione in famiglia migliora, migliora il bambino. Quindi vedete come l'ottica psicosomatica è veramente incredibile. Ma volevo concludere dicendo che è facile un metodo che ti viene insegnato così, proprio con un linguaggio semplice, dopodiché lo impari e lo usi quando vuoi. È come quando hai imparato ad andare in bicicletta. Basta, hai imparato. Non che ogni volta ci vuole l'esperto che ti spiega come andare in bicicletta. Lo sai fare. E le famose tabelline? Ti ricordi quanta fatica hai fatto a imparare le tabelline? E ora, tac, in un attimo te ne ricordi. È la stessa cosa. Una volta che hai imparato il metodo, questo metodo lo puoi applicare per qualsiasi sintomo e in qualsiasi situazione. Allora, per chi di voi è interessato, vorrei proporre 2 minuti di meditazione. Non è obbligatorio, chi lo vuol fare lo fa, chi non vuol fare non lo fa. Vi prego di depositare gli oggetti che avete in mano. Hai bisogno di luci basse, ti abbasso le luci, hai bisogno di musica, non ce ne sono. Volevo dire 2 cose, un secondo così ne prendiamo. Intanto ringraziamo anche il tuo editore che è seduto qui in prima fila, che è Sonia Borghi dell'edizione Bianco e Chiaro, che è una colla casa editrice molto coraggiosa, che fa dei bei libri, quindi mi sembra doveroso. L'altra cosa che volevo dirvi è che adesso vi faccio ripassare, dopo aver fatto l'esercizio, vi faccio ripassare perché non ci sono gli indirizzi e non ci sono i numeri di telefono. Io se non ci sono gli indirizzi non vi metto dentro perché ho una mailing list che deve essere completa. Quindi vi prego, non la vendo, non do a nessuno gli indirizzi, me li tengo per me, ma vi prego di completare le schede che mi avete fatto. Poi volevo dirvi un'altra cosa che non mi ricordo più. Ah, e poi mi sono dimenticata di dire che tu sei collaboratore del Karma News, da Franco Lenna scrive anche per me. Sì, è passato un po'. Mentre attendiamo questo vi do un dato scientifico. I neuroscienziati hanno dimostrato che in 3 minuti di meditazione, e se vi impegnate un attimo ci riuscite subito, portate la frequenza del cuore a un livello ultrasensibile, 0,1 Hz. 0,1 Hz è niente, è un soffio. Il mio libro di poesie, ho scritto un libro di poesie, si chiama Un soffio d'infinito. E l'ho provato facendo meditazione, questo soffio d'infinito. Quindi quando chiudiamo gli occhi e andiamo in meditazione, se meditiamo sul cuore, la frequenza del cuore scende a 0,1 Hz. In quel momento scatta la coerenza tra il cuore e il cervello, per cui il cuore prende il sopravvento, il campo elettromagnetico del cuore è 5.000 volte più potente di quello del cervello, e il campo elettrico del cuore è 1.000 volte più potente di quello del cervello. Quindi fra un attimo, se ci impegniamo con un minimo di presenza, una cosa facilissima, facciamo scendere la frequenza del cuore a 0,1 Hz, e quella è l'energia di guarigione. Tutti i guaritori, gli sciamani su tutta la terra utilizzano la frequenza di 0,1 Hz, guariscono con il cuore. Chiudi gli occhi, non incrociare le gambe, non incrociare le braccia, respira. Respira dolcemente, fai entrare l'aria dolcemente, inspira, trattieni un attimo il tuo respiro e poi fai uscire l'aria.
fallo 3 o 4 volte, con naturalezza, con dolcezza. E ora metti le mani sul tuo cuore, immaginando che tra le mani hai qualcosa di prezioso. Puoi immaginare qualcosa di tenero, un cucciolo, un fiore, un bimbo, un qualche cosa che ti muove tenerezza, dolcezza, gratitudine, gioia, presenza. E respira. E ora ripeti mentalmente le mie parole. Sto parlando con il mio cuore. Ti ringrazio per tutto il lavoro che hai fatto per me in tutti questi anni, di giorno, di notte, d'estate, d'inverno, quando tutto andava bene. E quando invece tutto era sofferenza, tu hai sempre lavorato per me, sempre, incessantemente. E io non ti ho mai ringraziato. Ti ringrazio profondamente. E in più, da ora mi impegno a diventare tuo amico, tua amica, a parlare con te ogni giorno, pochi minuti, ma ogni giorno. A stabilire questa amicizia fra me e te, questa unione, e tu diventi il mio maestro. Con profonda gratitudine io respiro e attraverso queste mani faccio entrare la luce divina dentro di te. La luce divina ci circonda. Siamo tutti in questo campo divino che si chiama Terra, che si chiama Universo. Respira e trova una parola tua per ringraziare il tuo cuore. Dolcemente, teneramente, con tutta la gratitudine che hai. E se arrivano delle immagini, dei pensieri, ok, lasciali scorrere. Fa conto che sia un telone cinematografico dove le immagini scorrono. Tu le guardi e ti distacchi, ti allontani, le lasci andare. Senti il battito del tuo cuore. Senti la vita e il divino che tramite il cuore ti sta parlando e lo sta facendo dalla tua nascita, da prima della tua nascita. Ora prendine coscienza. Stabilisci l'amicizia e la collaborazione col tuo cuore e che sia ogni giorno. Prenditi questo impegno, pochi minuti, ogni giorno. Ora facciamo tutti 3 respironi belli profondi e piano piano apriamo gli occhi e ritorniamo qua, ma rimani con questa energia, non perderla questa energia, è un tuo diritto di nascita. Sei entrata in uno stato meditativo, è un tuo diritto di nascita. Ci puoi rientrare quando vuoi e puoi portare questo stato meditativo dovunque, nella tua famiglia, nel tuo lavoro, in ogni momento della tua vita. La meditazione serve a questo, a portare uno stato meditativo sempre nella tua vita, non solo quando stai meditando. Vi ringrazio con tutto il cuore. Consuetudine, se qualcuno ha qualche domanda. Stai arrivando una lunga. Allora, noi abbiamo una persona che ha 6 anni.
Allora, la prima cosa, innanzitutto grazie, perché ha detto invece che reprimere le emozioni, trasformare le emozioni. Questo è un po' il fulcro di tutte le filosofie orientali, dove non si parla mai di reprimere, perché ciò che reprimi crea uno stress incredibile e ciò che trasformi non è un'energia che si perde, ma tu usi quell'energia che prima non era positiva per diventare energia positiva. Quindi innanzitutto grazie di questo. La prima cosa che volevo chiedere è relativa ai sintomi. Io tempo, anni fa, ho sentito una conferenza, che poi ho trovato conferma su questo, per cui ogni sintomo di una malattia ha dietro di sé un simbolo che è legato alla psiche, all'anima. E a questo punto anche i rimedi olistici, gli stessi rimedi naturali, hanno dei simboli. Faccio un esempio, io anni fa parlavo con un'amica e le dicevo: il biancospino si usa perché ha l'iperoside e la tessina. E lei mi ha detto: no, il biancospino si usa perché ha le bianche spine. L'iperoside e la vitexina è la componente materiale. Ecco, la prima cosa è questa. La seconda cosa, che differenza c'è sostanzialmente tra anima e corpi sottili? Perché per esempio io, la mia porta d'entrata della spiritualità è stata nel buddismo, e si parlava di corpi sottili, che scientificamente sono corpi che vibrano più veloci della luce e quindi scientificamente sono probabili a tutti gli effetti. L'anima fa parte dei corpi sottili o è qualcosa al di fuori? Ecco, praticamente queste due cose, i simboli di quello che noi assumiamo, quindi le bianche spine invece che il componente chimico, e i corpi sottili e l'anima. La medicina antica è nata dall'osservazione. Nessuno ha insegnato agli antichi, non sono andati all'università per imparare. E come dice il Signore, hanno imparato che ogni qualsiasi cosa che esiste in natura, parliamo di piante in questo momento, piante officinali, la loro funzione è legata a un simbolismo nascosto che corrisponde agli archetipi junghiani, perché c'è un simbolo dietro ad ogni pianta. Addirittura c'è un simbolo dietro a ogni tipo di roccia, a ogni tipo di minerale, e sono in risonanza con i vari chakra e sono in risonanza con il nostro organismo. Hanno scoperto che la chelidonia guarisce il fegato perché ha quel succo giallo, esattamente come la bile. E infatti il chelidonium, sia in omeopatia sia in tintura madre, è uno dei migliori rimedi per il fegato. E via 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 hanno scoperto che ogni pianta ha un simbolismo archetipico nascosto nel suo inconscio, perché anche le piante hanno un inconscio. Ma la cosa incredibile è che la biofisica ha dimostrato che ogni pianta ha la sua vibrazione, e quindi la vibrazione della salvia è diversa dalla vibrazione del rosmarino, è diversa dalla vibrazione del timo, del ribes nigrum, della melissa e quant'altro. Allora, oltre al simbolismo, che è fantastico, che è, diciamo, archetipico, c'è anche la frequenza, per cui le piante hanno una frequenza che è in sintonia con quella parte del corpo. Usando bene le piante, la frequenza delle piante, quindi la frequenza del loro campo elettromagnetico, vai a stimolare il fegato piuttosto che l'utero, piuttosto che il naso, piuttosto che l'intestino, piuttosto che l'appendice. Quindi simbolismo e frequenza. Simbolismo è un concetto junghiano, è un concetto filosofico. Frequenza è un concetto nuovo della moderna medicina quantistica, ma dice la stessa cosa. In più abbiamo scoperto che il corpo umano è un'antenna ricetrasmittente che riceve segnali dallo spazio. Noi siamo attraversati da neutrini in ogni istante del nostro corpo, milioni di neutrini per centimetro quadrato in questo momento. E il neutrino passa la Terra parte per parte e va ad attivare molte zone del nostro corpo. Quando esplode una supernova, le
produzioni di miliardi e miliardi di neutrini arrivano sulla Terra, ovviamente nel tempo necessario, perché viaggiano più o meno alla velocità della luce, e vanno a stimolare il nostro organismo. Per cui guardate come il divino utilizza i neutrini per dare informazione. La medicina energetica è medicina informativa. La medicina della biorisonanza è medicina informazionale, esattamente come l'agopuntura. Quindi il simbolismo archetipico e le frequenze sono la forza della natura all'interno di ogni pianta, di ogni roccia, di ogni rimedio omeopatico. L'altra domanda era? Corpi sottili e anima. Allora, i corpi sottili e l'anima è il pilota e l'automobile. I corpi sottili sono l'automobile, il pilota e l'anima. Quindi sono staccati. Sono attaccati, sono dipendenti. Sì, sono compenetrati. È come quando tu entri nella tua 500. Sei dentro nella 500, ma tu non sei la 500, però usi la 500. È come dire, la tua macchina fa parte di te. Le vuoi bene, la tratti bene, funziona bene, ma se gli mandi pensieri brutti, grazie alla legge dell'attrazione, la tua macchina buca la gomma, consuma il triplo. Attenzione, attenzione. Manda pensieri belli alla tua macchina. Ti conviene, non c'è dubbio. Come ti consiglio di mandare pensieri belli a chiunque, non solo alla tua automobile. Per cui i corpi sottili sono il mezzo che utilizza l'anima per realizzare determinate cose. I corpi sottili non sono teorie filosofiche dei buddhisti o degli induisti, sono misurabili scientificamente. Grazie alla medicina quantistica possiamo misurare il corpo eterico e vedere la frequenza. Ogni singolo chakra ha la sua frequenza e l'intensità del suo campo magnetico. Oggi è misurabile. Ecco perché dobbiamo dire un grazie enorme alla fisica quantistica, che sta spiegando cose incredibili. Noi invece, occidentali, continuiamo ad andare avanti con la fisica galileiana, che è vecchissima e superatissima. La fisica galileiana è in grado di dimostrare solo il macrocosmo, le cose grosse. La fisica quantistica invece dimostra a livello molecolare, a livello atomico, a livello subatomico. Le leggi sono completamente diverse rispetto alle leggi della meccanica galileiana, completamente diverse. Ma attenzione, la medicina si basa sulla legge galileiana, la medicina ufficiale. La medicina quantistica si basa sulla fisica quantistica, sono due cose diverse. Quindi dipende un po' dall'approccio e dipende anche da quello che hai bisogno, perché se hai bisogno di un intervento chirurgico non è l'ultrasensibile che avrai bisogno, hai bisogno un po' chirurgo, è un buon anestesista. Quindi vedete, abbiamo mille possibilità, mille armi. Ridursi solo al farmaco o solo a un'altra cosa non va bene. La medicina olistica ti dice: conosci le varie metodiche e scegli quello che è giusto. Prego. Ecco. Chi è premura e facciamo una firma rapida all'espresso. Signore, nel fondo. Sì. Rimanendo nella geografia interiore come argomento, visto che noi dobbiamo dialogare con qualcosa, con qualcuno, la pregherei di precisare meglio, perché nel mio immaginario esiste il corpo fisico che è mortale, il corpo astrale che è mortale e il corpo spirituale. Lei per anima intende il corpo spirituale? Okay. E poi la psiche
c'è il cervello, c'è la psiche, c'è l'inconscio. Non vorrei complicare molto la cosa, però è importante, perché spesso si parla tanto di anima, di spirito, si fa una gran confusione. A mio parere l'anima e lo spirito sono la stessa cosa, sono due con la stessa identità. Oppure si potrebbe dire che il corpo astrale è l'anima, perché è il corpo astrale che muove il corpo, no? Ecco, volevo capire il tuo linguaggio. Il corpo astrale e l'anima sono due parti della stessa entità, sono con frequenze leggermente diverse, perché tutto è frequenza nell'universo. Nel nostro grande universo tutto risponde alle leggi delle frequenze, per cui l'anima è intesa in senso di una scintilla divina che tutti noi abbiamo e che è in grado di manifestarsi tramite corpi sottili, tramite chakra, tramite punti di agopuntura. Ma il problema dell'anima è che noi la dimentichiamo. E vi assicuro che nel momento in cui cominciate a parlare con la vostra anima è facile. Tutte le disquisizioni filosofiche, tutte le teorie, cioè appartengo alla scuola X, alla scuola Y, cadono immediatamente, perché diventa una cosa estremamente semplice. Giustamente, come diceva il Signore, il corpo astrale è la cosa più importante a livello di vibrazione che abbiamo all'interno del nostro essere. Siamo esseri con multifattoriali, no? E l'anima utilizza i corpi sottili per poter avere i suoi scopi. Si può dire che i corpi sottili sono un'emanazione dell'anima. Vi ho fatto prima l'esempio della 500 del guidatore, è la stessa cosa. Per quanto riguarda come parlare con il proprio corpo, è di una semplicità incredibile. Parli al tuo corpo fisico, al tuo fegato, alla tua pelle, al tuo stomaco, alla tua malattia addirittura, in modo molto semplice, quasi infantile. Vi ricordo che quando noi entriamo nel subconscio abbiamo a che fare con il nostro bambino interiore che non ha più di 5-6 anni, quindi bisogna usare un linguaggio molto semplice, come fanno gli sciamani in tutte le latitudini. Usano un metodo molto semplice, il dialogo è facile, non richiede essere laureati in filosofia o in psicologia, assolutamente, ed è incredibile quando prendi un po' di fiducia nel metodo. Quindi magari la prima volta dirai: oddio, cosa sto facendo, sono fuori di testa, non ho mai parlato con la mia gastrite e questo matto mi obbliga in qualche modo a parlare con la mia gastrite. A parte che c'è libera scelta, quindi nessuno è obbligato a fare nulla. Quando una persona non vuol fare, non fa, non ho mai obbligato nessuno. Però la gente poi ci prende gusto e dice: com'è stato facile parlare al mio cuore, com'è stato facile parlare alla mia gastrite. Una volta preso il metodo ti accorgi che hai una risposta da parte del tuo organismo, perché l'organismo ha una saggezza che è incredibile. La risposta è il dialogo fra te e il tuo sintomo. Quindi il dialogo è: qual è il messaggio che quel sintomo voleva darmi? Io conosco soltanto il messaggio fisico, perché mi hanno abituato a fare un'ecografia, a fare un encefalogramma, a fare degli esami di laboratorio, e finora il paziente medio conosce solo il linguaggio fisico. Ok, c'è anche quello. Noi abbiamo vari livelli esistenziali, quello fisico è importante perché dobbiamo anche camminare, muoverci, mangiare. Ma piano piano ci accorgiamo che esiste, ed è molto più potente, il linguaggio emozionale. Perché è il linguaggio emozionale quello che crea il problema, oppure che ti dà il beneficio della guarigione. Quindi, concludendo, il dialogo con il corpo è di una facilità incredibile. Lo impari già dalla prima volta. Quando poi l'hai imparato, te lo gestisci da solo. Imparato quelle 4 o 5 volte come fare, lo fai da solo. Anzi, lo puoi insegnare a qualcuno. Ovviamente, il percorso terapeutico no. Perché il percorso terapeutico richiede medicina olistica, medicina biofisica, eccetera. Ma il dialogo fra te e il tuo corpo lo puoi insegnare al tuo bimbo, al tuo compagno, a tua moglie, a chiunque. È di una facilità incredibile. Ultimo. Scusa, questo percorso che tu insegni, offri,
in parte quando io vengo da te come paziente lo proponi, lo prospetti, ma tu fai anche dei corsi terapeutici? I corsi non sono ancora pronti, perché attualmente sono troppo impegnato con i corsi di medicina biofisica e di psicosomatica, perché quelli hanno avuto, come dire, la risonanza dell'università italiana e ho dovuto accettare, anzi non ho dovuto, sono stato contento di accettare, però è in previsione corsi per pazienti, cioè per persone che non vogliono fare il medico o il terapista e imparano il dialogo psicosomatico con se stessi, imparano questa domanda e risposta. Volevo quindi concludere. Da leader di gruppo, non da medico, diciamo, da conduttore. Sì, da... sì, proprio non da medico. Volevo concludere la risposta al signore in questo modo. La gente si accorge, dopo 3 o 4 volte che gli insegno un metodo, quanto è facile. È di una facilità incredibile. E si accorge che da bimbo l'aveva già fatto. Chiedo per cortesia, magari l'ha detto prima, ma non sono stata attenta, ma in termini pratici, parlare sul proprio corpo significa che uno ha un sintomo. Faccio un esempio preciso, io mi acufeni. Come mi muovo? Cioè, nel senso, parlo alle mie orecchie, questo discorso. Parlo orecchie in che termini? Che cosa mi volete dire con questo discorso? Okay. Esattamente questa domanda. Il signore domanda come parlare al proprio sintomo. Se uno ha una astrite, un dolore, un reumatismo, cosa deve dire? Scordati le parole scientifiche, non devi parlare tramite diagnosi, non devi dire cara artrite, ma bisogna parlare alla parte che in quel momento o nel corso degli ultimi tempi ti ha dato problemi, quindi parli con il tuo ginocchio o con le tue articolazioni, perché quando c'è una malattia autoimmunitaria, l'artrite purtroppo è autoimmunitaria, abbiamo dimostrato scientificamente che quella parte del corpo è immunologicamente debole ed elettromagneticamente debole. Detto in parole povere, è fuori dallo schema elettromagnetico della persona. Non è dentro di te, è fuori. Il tuo campo elettromagnetico centrale è sano, ma quell'articolazione è fuori dalla risonanza. Quindi quando c'è una risonanza nel corpo, e dovrebbe esserci ogni 1000 secondi, quella parte non viene coinvolta, non viene nutrita. Come parli al tuo dolore di un ginocchio o di un'articolazione, parlando come se fosse un bambino. Quindi sento il dolore che tu mi dai, sento il bruciore che tu mi dai, la rigidità che tu mi dai, la febbre a volte che tu mi dai, il gonfiore che tu mi dai. Cominciamo a parlare, cominciamo a creare un dialogo e dopo comincio a chiedere: cosa vuoi dirmi tramite il dolore? Che cosa mi impedisce questo dolore? Cosa mi impedisce? Mi impedisce di muovermi, di essere autonoma, di dare un calcio a qualcuno? Perché se ti fa male il piede, l'artrite che prende il piede ha un aspetto psicosomatico diverso rispetto all'artrite che prende la spalla o la mano. Ricordiamoci, ogni parte, ogni organo del nostro corpo ha il suo linguaggio. Se hai l'artrite al piede, domandati come mai. Quindi diventa un dialogo facilissimo, fa conto di avere a che fare con un bambino di 5-6 anni. Dopo aver fatto la domanda, 2 o 3 volte, in 2 o 3 sessioni, cominci a percepire la risposta. Ma la risposta è sempre stata lì, fin dal primo giorno. Dal primo giorno che hai provato un dolore cervicale o quant'altro, c'era già una risposta, c'era già una serie di parole che quella parte del tuo corpo voleva dirti. Non l'hai ascoltata e si è trasformato in dolore. Così come quando non ascolti il tuo sistema immunitario, quello si blocca. Percepisci? In che senso le dice la percepisci? Che senso? La percepisci perché se tu impari ad ascoltare, il dolore prima di diventare cronico ti dice qual è il problema per cui si è fatto quel dolore. A che livello? A livello di sensazione. Lo senti come una sensazione. Perché il corpo non può parlare italiano.
non ha la bocca per parlare, ma ti dà la sensazione, che è il motivo psicosomatico dell'artrite piuttosto che della cefalea. Ogni organo parla e dobbiamo abituarci ad ascoltare. Noi non ascoltiamo, non ascoltiamo i familiari, quindi figuriamoci se ascoltiamo il corpo. Siamo abituati a reprimere il sintomo con il farmaco. C'era una signora. Sì, buonasera, volevo sapere cosa ne pensava di questa nuova terapia del perossido che va abbastanza di moda, cioè che secondo me è una via di mezzo tra un medicamento chimico italiano e un medicamento omeopatico. Non so molto del perossido, so che il nostro organismo ha un bisogno immenso di ossigeno. Infatti, perché uso la biofisica o biorisonanza? Perché è l'unica medicina al mondo che è in grado di aumentarti l'80% l'ossigeno disponibile nel tessuto, cioè dove ti serve. Non c'è nient'altro che fa questo tipo di capacità. Il perossido immagino che sia l'acqua ossigenata, immagino, ma non lo conosco come metodica, anche se dice la signora che è la nuova. Però se domandiamo le cellule non hanno bisogno di perossido, le cellule hanno bisogno di ossigeno. Dove manca l'ossigeno si instaura la patologia. Dal banale raffreddore fino ai tumori c'è sempre una mancanza di ossigeno. Per cui tutto ciò che è naturale, come la fitoterapia, l'alimentazione energetica, l'omeopatia e anche la biorisonanza, funzionano perché aumentano l'ossigeno biodisponibile. E la biorisonanza è una metodica che più di tutti al mondo aumenta fino all'80% in più l'ossigeno disponibile. Non lo devi produrre, ti aiuta la stuoia a produrre, una stuoia elettromagnetica. Anche le alghe, anche questo. Anche le alghe, sì. Tutte le alghe, come molti fitoterapici, germoderivati, aumentano l'ossigeno, ma nulla lo aumenta dell'80% come la biorisonanza. Ma che cos'è esattamente? Che cos'è? Grazie. Non mi avete dato gli indirizzi, adesso vi scriverò e vi chiederò i telefoni, gli indirizzi che non mi avete dato. E vi lascio qualche minuto per fare qualche firma.